Ma buongiorno ragazze, come state? Come state? Come state? Come state? Allora, oggi c'è un sole pazzesco. Infatti non sto vedendo bene, sono molto confusa. Ragazzi, oggi voglio fare un video un po' diverso. In realtà è da tanto che io lo sto dicendo. Devo fare il video in cui faccio i capelli lisci. Ogni volta rimando, però oggi, ragazzi, lo devo fare per forza. Perché lo capirete poi nel prossimo video o su Instagram, quindi seguitemi anche lì. Lo devo fare perché, ok, vabbè, poi capirete. Comunque, nel video precedente, ragazzi, io vi lascio sempre qui giù i video precedenti, in particolar modo l'ultimo che ho fatto prima di quello che vedete. Vi ho fatto vedere due maschere colorate a confronto per scurire un po' i capelli. Quindi, da un lato ho utilizzato la maschera di Balato, dall'altro la maschera colorante di SOS Color, bla bla bla. Vi ho fatto vedere quale mi piace di più tra le due, però ragazzi, insomma, oggi devo assolutamente farli lisci. Rimando sempre perché, insomma, lo sapete, lo dico sempre, farli lisci ogni tanto, secondo me, non danneggia poi tanto i capelli, soprattutto se sapete fare questa piega, quindi se non sparate la piastra a 3000 gradi, ok? Sulle ciocche, se li proteggete magari con un termoprotettore, se fate spazzole e phon come voglio fare oggi io, anche perché la piastra neanche ce l'ho, secondo me non si rovinano assolutamente. In realtà non ho neanche mai provato il phon, il Dyson, per allisciare i capelli. Cioè l'avevo fatto solo qui in una ciocca, giù, ma praticamente ragazzi sono lunghissimi, ve lo giuro, arrivano qui. Però lo dovevo fare adesso per forza, non posso più rimandare perché nel prossimo video poi vedrete. E niente, dai, oggi andiamo a vedere un po' che cosa esce fuori. Sicuramente soffrirò perché io devo comunque credere anch'io a ciò che a volte professo, cioè al fatto che non dobbiamo essere così tanto fissati, insomma, ogni tanto ci cado pure io, soprattutto perché dopo tempo che li curo, insomma, curo i capelli ricci, anche se c'è 1% di possibilità di rovinarli, non lo faccio perché comunque ci tengo veramente tantissimo, oltre i limiti, vabbè, lo sapete, però è un po' esagerata come cosa, quindi ogni tanto, ragazze, lo dico a voi e a me, se li fate lisci non succede nulla, ok? Comunque, dai, andiamo a fare tutto, ragazze. Vi faccio vedere un po' quello che utilizzo, probabilmente uno shampoo, poi balsamo e poi metto un po' di termoprotettore. Poi divido un po' in sezioni, cerco di fare per come riesco, la piega liscia con una spazzola rotonda bella grande e nulla, vediamo che cosa esce fuori, ok? Oh mio Dio. Ok, va bene e quindi niente ragazze, dai, ci vediamo tra poco con il mentre faccio un po' vi faccio vedere e poi vediamo il risultato finale. Find my way back to you. I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling hard, don't help me. I've been. Thank you.
Allora, ragazzi, ho terminato. Non mi aspettavo, vi dico la verità, di... cioè sì, l'avevo immaginato, però veramente sono lunghi lunghi, lunghissimi. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, il phon, a parte che sembro tipo... comunque non è il taglio liscio che porterei, ecco, sicuramente, mi ha fatto tornare un po' indietro nel tempo, vi dico la verità, quando ce li avevo sempre così. Cioè, per me, io mi vedo più piccola con i capelli lisci così, perché quando io ero più piccola li portavo sempre in questo modo. Mamma mia, aiuto, sono diventati lunghissimi. Ho notato, ragazze, che se voi vedete il video, quello mio sulla piega liscia, quella che avevo fatto 2 anni fa, avevo fatto il video perché per me è un evento, quindi devo fare i video, erano venuti meno lisci. Cioè, il Dyson, veramente fighissimo, fighissimo. Ovvio, ragazzi, io da sola non riesco benissimo a farlo, ok? Non ci riesco bene, è ovvio. Magari qui dietro, cioè, neanche so come stanno. Manuel mi ha detto che stanno bene qui dietro, però non riesco benissimo da sola. Però, ragazzi, aiuto, 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 mi sembra stranissimo. Comunque, mi fa stranissimo vedermi così. Oggi li starò a toccare tutto il tempo, ma meglio così che non... rilavarli, perché io mi conosco, dopo un po' che li vedo così, non li lavo, però li bagno e li faccio ricci, perché non me la godo al top, però vabbè, non so, normale, questo si sa. Comunque, mentre sto morendo, dicevo, ragazze, mi piace, sì, forse un po' troppo lunghi, cioè se li portassi lisci non avrei questo taglio, sicuramente un po' non mi piace così. Sinceramente, troppo lunghi. Quando li faccio ricci, ragazzi, arrivano qui, quindi veramente molto diverso. Dicevo, il phon comunque spacca, cioè super super phon. Ve li faccio vedere un po' da vicino. Quando avevo utilizzato l'altro phon, vedete, li avevo visti più crespi, sembrano anche più scuri, lisci così, erano più crespi. Il phon e la piega più o meno è uguale, ragazzi, quella che ho fatto, vedete come sono lisci. Certo, non al top perché non c'è la piastra, non c'è nulla, solo spazzola e phon. Tra l'altro mi sono ammazzata, però cioè, ci ho messo tempo, però ci metto di più a fare i ricci, questo è poco ma sicuro, anche perché, ragazzi, non ho tantissimi capelli e quindi va bene così. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Insomma, avevo voglia di vederli a lunghezza, perché appunto a breve cambierò look decisamente, perché mi sono stufata, però vabbè, già vi ho detto tutto, troppo. Però insomma, non farò solo quella cosa, poi vedrete, non vedo l'ora. Mi fa anche strano vedere che sono sanissimi, ragazzi, aiuto, cioè sono bellissimi qui sotto, sani, 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 non vedo una doppia punta. Prima, quando li facevo sempre lisci, ragazzi, qua era veramente un delirio, tutti ruvidi, brutti, 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 e nulla, quindi comunque trattarli bene porta i suoi frutti. E quindi va bene così. Nulla, ragazzi, dai, questo era il risultato. Fatemi sapere se vi piace, se vi piacciono i capelli lisci così, ogni tanto per cambiare ci sta. La piastra non l'ho utilizzata, solo spazzola e phon, infatti un po' le punte tra poco iniziano un po' a ribellarsi, però mi piace un sacco. E nulla, fatemi sapere e alla prossima. Ciao. Fatemi sapere se vi piacciono di più così o ricci. La risposta è ricci. Lo lascio qui giù. Ciao.